Ciao a tutti, mi scuso se entro dentro un tema abbastanza locale, però è lo spunto per parlare dei graffiti. Siamo in Emilia-Romagna e vi leggo subito il titolo che abbiamo fatto a questa inchiestina. Ravenna dichiara guerra ai graffiti. L'appello delle guide turistiche: fermiamo questo sconcio. Il comune moltiplica i fondi per pulire i muri. Allora, questa è la notizia di cronaca, ma è l'occasione per raccontare anche quello che sta succedendo nella città dei mosaici bizantini e della tomba di Dante Alighieri, dove effettivamente c'è tutto un movimento di protesta contro i graffiti, come vengono definiti gli imbrattamenti dei muri. Perché dico questo? Perché, come spiega il nostro commentatore Valerio Baroncini, non si può commettere l'errore di confondere qualunque tipo di scritta sui muri con gli street artist tipo appunto Bansky o Blue. Non è la stessa cosa. Tra l'altro, Blue per esempio, ma anche Bansky è una cosa un po' diversa, ma Blue per esempio poi spesso cancella le opere che realizza, tra l'altro. E poi c'è un aspetto anche, diciamo così, giudiziario, e che lo ricorda appunto questo commento: quando qualche magistrato ha contestato l'associazione a delinquere ai gruppi organizzati che devastano le città, si è trovato il diniego dei giudici e le inchieste si sono sbriciolate. Ci sono poi i paradossi segnalati di recente dalla Consulta: per il danneggiamento di una parete si rischia al massimo una sanzione pecuniaria, per imbrattamento si può invece finire in carcere, ma i tempi della giustizia rendono questo scenario quasi sempre nullo. L'ultimo decreto sicurezza urbana prevede che in caso di condanna il giudice possa concedere la condizionale in cambio del ripristino e della ripulitura degli immobili pubblici o dei beni deturpati. Cioè, facciamo l'esempio di questo Battia Hassan, che è stato un caso, no, di cronaca a Reggio Emilia, che ha imbrattato, l'imbrattatore narcisista è stato definito, è stato scoperto grazie alle telecamere dopo che aveva ricoperto i muri della città con scritte autocelebrative tipo Battia Hassan, cioè se stesso ti amo. Denunciato, aveva promesso di ripulire i danni, non l'ha mai fatto. Quindi insomma, non è detto che, diciamo, queste scelte, diciamo così, funzionino, e comunque appunto ricordiamoci che l'arte, quella che viene considerata arte, è una cosa, non sarei così sicura che è la stessa cosa scrivere qualunque cosa sui muri e lasciare qualunque tipo di ricordo. Bologna in questo momento si sta attrezzando, come abbiamo scritto, per il titolo di patrimonio dell'umanità, e per farlo bisogna anche lei che ripulisca tutti i portici. Così ci sono tanti casi, sono sicure, in tutta Italia. Voi potete descriverci qualche muro imbrattato, oppure secondo voi, come dire, dipinto con una logica artistica?